Allora, stiamo per preparare l'impasto come detto. Ok. Questo è l'impasto al riso. Dentro l'impasto al riso vi faccio vedere, già c'è. Già c'è il lievito madre. E adesso andiamo a mettere la farina. E malto e sale, un mischiato, sono 8 kg di farina. Ecco qua, mi sono 8 kg di farina e sale, sono 8 kg di farina, 30 g di sale e 10 di malto. Adesso andiamo a mettere 4 litri e mezzo di acqua. Mettiamo 4 litri e mezzo di acqua e facciamo girare in prima velocità. Stiamo impastando le fruste, ciliole, ciabatte, baguette, facciamo tutto con lo stesso impasto. Poi lo mettiamo in questa ciotola a lievitare. Adesso va con un quarto di olio. Per non farla appiccicare, attaccare. Faccio vedere. Bello che spazza di olio, in modo che non si attacca. Impastando, io sto preparando un altro impasto e questo altro impasto lo vediamo domani. Vi faccio vedere domani l'altro impasto. Oggi sono baguette, fruste, ciliole, ciabatte. Adesso vi faccio vedere come sta impastando. Vedete com'è l'impasto? Siccome l'impasto è un po' troppo morbido, aggiungo un paio di ettiti di farina. E facciamo ancora girare in prima. Quando è impastato bene bene possiamo mandare un minuto in seconda. Adesso ancora rimasta in prima. Io intanto continuo a fare l'altro impasto, il pane di casareccio. La nostra pagina Facebook abbiamo veramente tutti gli ospiti che si raccontano e arrivano lì. Allora uno dietro l'altro praticamente, sarà con me, tutto bene, no? Ascoltatori, sto facendo un ecco, stavo dicendo che siamo... Il lievito madre che avete visto lì dentro erano circa un chilo, era circa un chilo di lievito madre, scusate che non ve l'ho detto prima. Mentre in quest'altra impastatrice, ve lo faccio vedere, dai.
questa è un'altra impastatrice, ci sono circa 8 kg di lievito madre con 15 litri d'acqua. E adesso vado a mettere 25 kg di farina. Come avete visto uso solo lievito madre, anche per il casaleccio. Così vedete, così oggi vi faccio vedere due impasti in uno, va, vi faccio vedere anche il casaleccio. L'acqua fredda, sia per il casaleccio che per le ciabatte cigliole, perché è caldo, l'acqua calda fa male. Vediamo com'è l'impasto, è ancora un po' morbido, noi aggiungiamo un altro paio di ettiti di farina, quindi così anziché essere 8 kg di farina sono all'incirca 8 kg e mezzo, che abbiamo messo due etti prima, due etti dopo, sono all'incirca 8 kg e mezzo di farina. Adesso l'impasto potrebbe andare bene, visto che l'impasto adesso potrebbe andare bene, per ultimo aggiungiamo un filino di olio extravergine d'oliva. Ma proprio poco, guardate, ecco qua, un etto di olio. Vogliamo raccontare anche quella che è un po' la storia di quest'associazione. Adesso? Un panna grande, diciamo un etto, così facciamo un etto di olio. Ecco qua, un etto di olio. Adesso l'impasto è omogeneo, ma andiamo in seconda velocità. Vi faccio vedere in seconda velocità come gira. Vedete l'impasto come gira più velocemente? Lo so, c'è poca luce. Vedete? Sto cercando di farvi vedere con più luce. L'impasto gira. Mentre nel frattempo andiamo a vedere l'impasto del pane del casareccio. Qui si vede un po' meglio perché c'è più luce. L'impasto è un po' troppo duro, mettiamo un altro litro di acqua, sempre fredda, facciamo girare sempre in prima velocità, vedete come impasta, qui c'è la brocca pronta per l'acqua, adesso la tolgo mentre continua a impastare e lì continua a impastare. Vedete, c'è un patto in seconda velocità, continuiamo ad andare pronto, e adesso andiamo a mettere dentro. Nel centro di Como, presso il dottor Sedicordi, c'è un ambulatorio
questa lingua. Torno a ragazzi, scusate. Lascio sempre un copertino, questo serve per il lievito per la pizza di domani mattina. Molto bene, allora mi senti gentilmente, volevo ricordare che adesso il numero che abbiamo detto lo copro, lo chiudo, come vedete ho chiuso, come vedete sto chiudendo e lo metto a lievitare. Qui l'ho messo a lievitare e ci vediamo fra qualche ora quando è pronto. Arrivederci.